No, ma bisogna farlo per i posteri. Parlavamo di lamento, un lamento, il nostro lamento della musica popolare, che è diverso dal world music, è un lamento figlio dell'epica, un lamento figlio dell'Iliade, figlio di una terra dove nasce prima il mito e poi la storia, non certamente lotta di classe. E tu mi confermi questa teoria con l'arte, spiegaci bene. Questo è un canto di Mondragone e è un canto femminile. Ve lo recito. Io ce la vidi la mia sorta amara, gobba non scoglie come ci chiagneva, tante che ci chiagneva, lacrimava, pure a ripiscio pietà non faceva. Dice un rietto proprio ispirato, quando si finisce sti guai, e si risponde con parole dure, finisce le riguarda e non riguai. E che aggiungere, Andrea? Quindi per oggi è il lamento del, come le calende greche, no? Sì, è un lamento dell'animo. Dell'animo, quindi parliamo di epica, sì. Parliamo di mito, parliamo di lotta di classe. Quindi non è world music, è musica popolare. No, è musica popolare. Cultura popolare, civiltà popolare. Grazie Andrea.